Nel video ho dimenticato di dire che questo è un nuovo format che voglio creare. Sono delle piccolissime recensioni dove parlerò poco all'inizio, giusto una breve introduzione del prodotto, per poi lasciarvi con il test effettivo di cosa il prodotto è capace di fare. In questo caso è una telecamera, quindi vi ho fatto una velocissima introduzione e vi lascerò con tanti test, così da poter capire effettivamente il prodotto se è valido oppure no. Questo perché a me non piacciono le recensioni dove c'è una persona che parla per 10 minuti e poi fa vedere un totale di 40 secondi di riprese di una telecamera. Io per capire se il prodotto funziona voglio vedere come effettivamente fa i video, in questo caso della videocamera. Per chi volesse approfondire l'argomento, io per ogni singolo prodotto scrivo una recensione sul mio blog, quindi troverete tutti i dettagli, tutti gli approfondimenti lì, sul link, diciamo, che vi lascerò in descrizione. Vi lascio la piccola recensione. Finalmente, dopo 2 mesi, sono riuscito a trovare il tempo per farvi vedere la mia Alphawise G70. L'ho usata per un paio di mesi e credo che sia una delle migliori dashcam sul mercato, quantomeno su questa fascia di prezzo, ovviamente. Stiamo parlando di una trentina di euro e non credo si possa trovare di meglio. Allora, andiamo a vedere subito che cosa c'è dentro la scatola. La dashcam, carta. Il cavo, che è lungo circa 3 metri, l'attacco a ventosa che si aggancia in un modo facilissimo. Dov'è? Uno e due. C'è l'attacco 3M con l'adesivo 3M, il manuale. Poi c'è un altro adesivo che si può montare qui sopra, via. E questi due plastiche che si attaccano al parabrezza per non rovinarlo con l'adesivo. Allora, una e due. La prima impressione di questa fotocamera non è delle migliori perché sembra molto economica e il peso non aiuta di certo questa considerazione, perché sembra effettivamente vuota, anche perché non ha batteria. Questa dashcam non ha batteria, ma come li chiamano loro, ha i super capacitori o come si chiamano, quindi si accende soltanto se alimentata direttamente con il cavetto. Il cavetto è un classico USB che lo troviamo alla destra della dashcam, a fianco al microfono di destra e all'uscita video. Dall'altra parte c'è l'uscita AV, il microfono di sinistra e l'alloggio per la schedina SD che tiene fino a 64 giga e non oltre. Io ho messo una da 32 e funziona perfettamente, ma anche da 64 ho provato che funziona perfettamente. La telecamera si accende automaticamente una volta inserita l'USB, quindi alimentata, e inizia a riprendere automaticamente. Inizia la ripresa automaticamente. Possiamo fermarla premendo OK oppure farla ripartire. Lo schermo è fantastico perché non ho avuto nessun problema nemmeno sotto il sole diretto, quindi non ho trovato alcun minimo problema per guardare, insomma, quello che stava riprendendo e per orientarla. I bottoni qua sono molto semplici: OK, su e giù, e questo qua è il bottone del menu. Un attimo, che sta riprendendo. Allora, il menu è molto semplice. All'inizio c'è la risoluzione, che è un massimo di 1080 per poi scendere a 720 e VVGA. Ovviamente da tenere a 1080 perché non vedo il motivo di tenerla più bassa.
poi c'è il loop recording, che sarebbe la durata delle clip che salva automaticamente la, la dashcam, quindi durata illimitata fino a fine memoria, 1 minuto, 3 minuti o 5 minuti, quindi creerà clip da 1 minuto, 3 e 5 minuti. Io la tengo, l'ho sempre tenute tutte a 5 minuti perché mi ci trovo bene anche con l'editing. Il Wide Dynamic Range migliora la qualità video, soprattutto dei colori, quindi consiglio di tenerla sempre in on. G-Sensor, ci sono 3 modalità, quindi non averla: off, low, medium e high. Io consiglio di tenerla in high perché questa funzione permette alla telecamera di registrare in caso di urto. Registra un video di una 30ina di secondi in modo tale da vedere chi ha urtato il veicolo, anche magari quando è parcheggiato e voi non ci siete. Riprende automaticamente quando sente uno spostamento anomalo. L'esposizione, il motion detection, la telecamera riprende automaticamente quando riconosce uno spostamento davanti alla macchina o comunque davanti alla telecamera. Recording audio, quindi registrare l'audio sì o no. La data, se vogliamo la data in basso a sinistra del video, io personalmente non la voglio. E nel secondo menu c'è il wifi, quindi accensione e spegnimento del wifi, e le varie impostazioni di un po' tutte le dashcam o le telecamere in generale, quindi la data, lo spegnimento automatico, il beep dei bottoni, la lingua, lo screensaver, la frequenza e la versione, insomma la formattazione un po' standard come impostazioni. Essendo una dashcam, una volta che la prendete, settate la risoluzione massima, magari qualche altra cosa come queste qui, ma non andrete mai più a toccare, quindi è un po' relativo il menu su questo tipo di telecamere. Ora vi lascio a dei video e non vi scordate di leggere la recensione sul sito che vi lascerò in descrizione. Ciao ciao! Thank you.
Quanti anni hai? 19, 32.